Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Sono letteralmente settimane che io non mi metto qua a filmare, quindi è stranissimo. È stranissimo. Giornalmente ho ricevuto messaggi dove mi dicevate: Ila, ma su YouTube non fai più nulla. Ma come? Io ti adoro. Voglio vedere i tuoi video. E mi ha fatto stra piacere. Purtroppo ho avuto un periodo di mental breakdown totale. Magari in un vlog vi spiegherò meglio quello che ho avuto, quello che sto avendo tuttora. Però ecco, tra operazione, cavoli e cose, appunto, non sono riuscita e non mi sono organizzata prima, devo essere onesta. Quindi mi sono ritrovata un po' impantanata. Però sto cercando di recuperare e quindi eccoci qua, sostanzialmente. E in questo video, come avete letto dal titolo, andremo a parlare di una cosa in realtà abbastanza controversa ultimamente. È un progetto barra azienda nuova e nel corso di questi mesi hanno fatto diverse uscite perché, appunto, questa azienda CosmyFy, da quanto si è capito, sta collaborando con alcuni miei colleghi, influencer amici, quindi all'inizio sono usciti con dei prodotti collettivi, mentre adesso ogni icon sta uscendo con i propri prodotti. E alcuni mi sono stati inviati, altri li ho presi, insomma, ho racimolato un bel bottino per poterne fare una full face. Detto ciò, sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate di questo progetto in generale, se vi piace, cosa magari migliorereste. E io sono molto curiosa invece di provare le cose, perché alcuni li ho provati anche in dei mini video su Instagram, che se non mi seguite male andate subito, mentre altri proprio non li ho neanche swatchati, si può dire. Poi voi mi farete sapere anche qua sotto le vostre opinioni sui prodotti che magari avete già provato o che avrete intenzione di prendere, perché da quello che vedo ogni prodotto è come se fosse un'edizione limitata, a parte quelli che magari vanno un pochino di più, che gli fanno un ulteriore restock. E come vedete qua ho tante cose, vi metto anche il mio solito cerchiettino di Halloween. Come sapete, io inizio sempre partendo dagli occhi. Visto che non c'è un primer occhi, vado ad utilizzare un correttore delle palettine che ha fatto Fatima. Io cercherò di darvi i miei pareri più sterili possibili, nonostante magari con qualcuno io possa essere amica, eccetera eccetera. E appunto, riguardo ad alcuni prodotti in particolare, ci sono state diverse controversie appunto anche su questi correttori e poi le relative ciprie. Iniziamo ad utilizzarle come base occhi. Prendo la 01, che è la Perfecting Concealer. In realtà il pack mi piace abbastanza, di questi qua di Fatima, sono molto da lei conoscendola. Questa è la prima palettina, non è quella correttiva ma è quella per pelli comunque più chiare, e lo vado a prelevare con una sponge. Prendo il colorino più chiaro, come vedete io ne ho prelevato poco e comunque l'effetto è bello, cioè vi va a coprire le discromie, vedete, anche confronto a questo. La cosa che vi consiglio è di comunque lavorarlo piano piano, perché i prodotti in crema sono sempre un po' così, non si sa mai che effetto poi vanno a fare sulla pelle, quindi vi consiglio sempre di prenderne poco poco, lavorarlo bene. E l'effetto comunque a me piace, l'ho già utilizzato come base occhi, poi appunto li andremo a rivedere proprio come correttori. E poi appunto andiamo a usare Iconica, che in realtà tutti la vogliono perché è davvero volata via, essendo stato poi il primo prodotto lanciato. E ripeto, ho già fatto un video proprio apposito soltanto su questa palette, avendo avuto anche modo di utilizzarla nel corso del tempo. Vi dico tranquillamente che mi strapiace, quindi su questa vado molto ad occhi chiusi in realtà. Qui con voi volevo fare un look abbastanza easy peasy lemon squeezy, nulla di troppo grafico, netto, squadrato o chissà quanto preciso, quindi andiamo. Inizio con il mio solito pennellino da sfumatura, prelevo il colore che si chiama Kate, che è un rosa antico, e me lo sfumo come base iniziale. E come vedete il correttore si comporta bene come base anche ombretto, nonostante non sia comunque la sua funzione primaria. Ecco qua, fatta la nostra base, ma tipo velocissima, senza neanche starci troppo dietro, vado a prendere invece il colore Coco, che è uno dei miei preferiti, che è un bellissimo bordeaux. Mi concentro magari solo sulla zona proprio più esterna. Poi ecco, se volete magari ricreare il look con questi colori, adattate tutta la forma del vostro occhio, come vi dico sempre, perché io magari lo concentro sulla zona esterna, a voi sta meglio concentrato nella zona intermedia o soltanto nella piega,
Non lo so, ognuno si conosce bene e sa quello che deve fare. Come vedete, 2 secondi e mezzo e abbiamo sfumato tutto. Per intensificare utilizzo un pochino di Cleopatra, che è il nero. Questo qui è iper scrivente, come potete notare, quindi me lo sfumo proprio bene bene bene. Cambio finalmente pennello, ne prendo uno da ombrettino e andiamo a prendere, anzi a fare un mix più che altro, di 2 ombretti che mi piacciono tantissimo. Uno è Naomi e l'altro è Grace. Uno è questo e uno è questo. Su tutta la palpebra. La chiudiamo un attimo, iconica, tanto dopo la riprenderemo. E vado a utilizzare un prodottino di cui si è parlato o non si è parlato. Diciamo che è passato un pochino inosservato. Ed è questo kit qui di Erika Barbato. E lei ha creato il Bright Eyes, che è un kit doppio, dove all'interno c'è il mascara e l'illuminante. Ho visto che in molti hanno inteso l'illuminante come illuminante anche per il viso. Io adesso non mi sono documentata più di tanto, quindi non so se è stato creato proprio per molteplici utilizzi o, essendo comunque in un Bright Eyes Kit, soltanto per illuminare alcune zone degli occhi, quindi tipo punto luce, sotto l'arcata e così via. Io l'ho inteso così e lo andrò ad utilizzare infatti così. Comunque all'interno di questo kit c'è appunto il famoso illuminante e un mini mascara, che io dico mini perché comunque questo formato è più piccolo, più ridotto rispetto a quello che troviamo di solito, quindi ve lo potete magari portare in borsetta da viaggio eccetera eccetera. Utilizzo prima l'illuminante, vi faccio vedere anche come si presenta, come viene swatchato sulla mano, perché ha un fondo giallino. Certo, lo trovo poco luminoso per i miei gusti, però dipende sempre quello che si voleva poi andare a creare. Quindi lo vado ad applicare qui. Il dito lo tampono un pochino e devo dire che sì, non mi fa impazzire personalmente, e sicuramente quelli che l'avranno usato come illuminante viso ancor meno, soprattutto per lo stile di illuminante che va adesso, quindi super wow. E adesso andiamo poi ad utilizzare anche il mascara. Voglio utilizzarlo da una parte senza piegaciglia, da una parte con, così vi faccio vedere la differenza, anche perché le mie ciglia, come sapete, non sono proprio le ideali per questo tipo di cose. Non l'ho mai utilizzato, non l'ho mai aperto, quindi probabilmente sarà un pochino liquido magari come mascara. Vi faccio vedere anche lo scovolino, che come vedete è ricurvo, mi sembra anche abbastanza piccolino, sottile, non ha all'interno delle fibre. Qui vado ad applicarlo senza l'utilizzo del piegaciglia. Non è un mascara sicuramente corposo o super nero, ripeto, poi non mi sono informata, quindi non so se effettivamente voleva essere un mascara per donare lunghezza o volume o entrambe. Per ora la vedo un mascara abbastanza basic. Con la prima passata è un po' anonimo, con la seconda già sta iniziando a donarci un pochino più di gioie. Ecco, mi avvicino per farvi vedere. Ah, ma mi stavo per scordare di utilizzare questi, che sono gli ombretti liquidi effetto metallizzato di Martina, i Galactic Dust. Visto che qui non ho ancora messo il mascara, siamo in tempo in teoria per utilizzarne uno, quindi io mi vado a mixare lo 07 Modern Venus e lo 03 Comet Cloud. Li vado proprio a mixare sulla mano. Questo è come viene il prodotto e li mixo proprio per cercare di ricreare l'effetto dell'ombretto. Lo vado ad applicare con il pennellino, si potrebbe applicare anche con l'applicatore logicamente. Comunque l'effetto mi piace molto, lo trovo molto modulabile e nonostante sia un prodotto comunque in crema viene abbastanza sfumato l'effetto. Poi all'interno ha dei micro glitterini, proprio ogni tanto ne esce uno, spero si percepisca anche dalla videocamera, quindi lo lascio magari un attimino asciugare. Quindi adesso, visto che si è asciugato l'ombretto, sì assolutamente, vado a provare con il piegaciglia da quest'altra parte, quindi lo vado a prendere e lo applico. Sicuramente, insomma, non ho dubbi che mi darà un effetto più visibile. Comunque, tornando un attimino a parlare dei Galactic Dust di Martina, sono stati un altro prodotto abbastanza criticato, però in realtà a me piacciono, almeno questi due colori che sono andata a prendere per me vanno alla grande. Li ripasso anche di qua perché sennò sembro strana. Allora, sono andata a fare 3 passate con questo mascara e questo l'effetto.
fatto. Come vedete ci sono pochi grumi, sostanzialmente non dà un effetto troppo visibile, almeno sulle mie che, vi ripeto, sono un po' un caso a parte, però ecco, finora stiamo andando discretamente. Quindi adesso in teoria io passerei al viso, quindi riprendiamo i nostri correttori, però abbiamo anche la palettina correttiva che si chiama Miracle Eyes, che ha queste tonalità un po' più aranciate per appunto andare a correggere. Io non ho tantissima occhiaia, fortunatamente non è neanche troppo infossata, ma non sottovalutate la mia occhiaia, perché è forse una delle più difficili da coprire, proprio perché io ho una pelle comunque chiara, quindi ogni minimo difetto si vede subito, e la parte scura è soltanto qui all'inizio, quindi è un po' difficile da camuffare. Quindi andiamo a vedere, sempre con la solita spugnetta, ma possiamo applicarla anche con il dito. Quindi vado a fare un mix tra questo pesca e questo, e lo applico solo sulla zona da correggere. Questa occhiaia sono sicura rimarrà sempre, perché ad oggi non ho ancora trovato un prodotto che me la copra del tutto. Comunque, una volta fatto questo, poi con la Beauty Blender invece prendo questo, che è un pochino più giallino, ripeto, sempre prelevando poco prodotto, e mi tampono un pochino. Per il resto del viso invece riprendo la palettina di prima, faccio un mix dei primi due colori. Allora, devo dire che comunque l'occhiaia la va a coprire, il prodotto è anche lavorabile, lo andate bene a scaldare. Allora, alla fine vi dirò, sono riuscita a fare una base anche senza il fondotinta. Ho semplicemente continuato a mixare i correttori sul viso, sulle discromie magari un pochino più evidenti. Alla fine viene fuori una cosa abbastanza omogenea. Comunque l'effetto sulla mia tipologia di pelle, che comunque è una pelle tendenzialmente non problematica, è un bel effetto. E come vi dicevo prima, vado ad utilizzare due diversi tipi di cipria. Quella di Fatima si chiama proprio baking powder, quindi si presuppone che io possa comunque farlo il bake. Come vedete la translucent è bianca, diventa trasparente come dice il nome, mentre questa è la bright vanilla, che va un pochino più ad illuminare. Quindi io direi che faccio tipo una sorta di mix e vado proprio a fissare con il bake. Allora, la sento abbastanza sottile, anche se noto che va a ingiallire leggermente troppo l'occhiaietta. Comunque, in ogni caso, vado a prendere appunto l'altra, che è contenuta nel Jolly Kit di Deborah. Lei ne ha fatto 2, il kit 1 che contiene sempre un illuminante, una cipria e un rossetto, idem l'altro, cambiano le colorazioni. Io vi faccio vedere su di me il kit 1, che è quello che mi vedo meglio. Le due polveri, qui c'è la cipria e qui c'è l'illuminante, che dicono tutti che è fantastico, si chiama Harley's Choice, mi aspetto tanto da Debs. Con questa qui di Deborah faccio la stessa cosa, ci faccio anche qui una sorta di bake, e questa la sento proprio impercettibile, cioè se possibile è ancora più leggera di quella di Fatima. Proprio come vedete danno proprio due effetti diversi. Adesso prendo un pennellazzo e mi fisso anche il resto della base. Allora vi dico, questa cipria di Deborah è proprio bella bella, cioè vi lascia un effetto super vellutato. Poi appunto ho tolto anche il bake. E sì, questa qui sarà che forse ho usato la Bright Vanilla, non lo so, ma mi è andata leggermente a ingiallire. Poi appunto io essendo chiara si vede subito. Adesso riprendo Iconica, finisco un attimino il trucco degli occhi. Prendo molto semplicemente un pochino di Coco con un po' di Kate. Vado qua sotto per dare una continuazione al look, se no il mio occhio è un po' slavato di natura. Ora prendo un altro ombretto liquido di Martina, che è Supernova, e con un pennellino piccolino me lo vado a mettere qua per dare un pochino di luce. Beh, questo direi che si vede. Metto un po' del mascara anche sotto, faccio le sopracciglia e ci rivediamo per utilizzare i prodotti per il viso. Ok, fatto questo andiamo a finire il viso e logicamente vado a utilizzare uno dei kit che è stato composto da Erichioba con 4 polveri viso. Io vado ad utilizzare questo qui, che è quello con il pack dorato, che contiene questi colori
qui all'interno. Questo è il senza titolo 3. Vado ad utilizzare principalmente le terre. Poi vi dico subito che ha un odore di frutta, tipo avete presente le caramelle gommose. Quindi buono, ci piace. Prendo il mio pennello e prendo la terra che si chiama Venezia, che mi sembra molto fredda e non troppo scura. Ho sentito parlare bene di queste terre e effettivamente si sfumano, che è una meraviglia. Due tocchi proprio. E poi vado a usare il blush che si chiama Artemisia, sempre da questa palettina. Molto bello. Ora, potrei utilizzare l'illuminante che è sempre contenuto nella palettina, ma ho un altro prodotto che ho fatto in tempo ad avere prima che andasse praticamente quasi tutto sold out, credo. E sto parlando dei Basic Marble, che sono gli illuminanti di Gaia. Vado ad utilizzare Amore Psiche, che è lo 01, ed è quello che onestamente mi ispirava di più, anche perché appunto lo vedo bello freddo, bello chiaro, quindi sicuramente su di me risalterà. E udite udite, ho anche il suo pennellino, quindi il Basic Brush. Lo vedo comunque abbastanza fitto, quindi mettiamolo alla prova. Non è per niente polveroso. E lo andiamo ad applicare. Allora, come vedete, dà subito un bel effetto. Mi piace molto l'effetto bagnato, quindi capisco l'hype intorno a questo prodotto. Volevo andare anche a provare quello appunto del kit di Deborah, che è Harley's Choice. Dagli swatches, dalle cose che ho visto, mi sembra pazzesco, favola, wow, perché comunque è un color champagne, non si vedrà mai, va bene, anche ci provo, con dei riflessi rosa. Quindi io dove lo vado ad applicare adesso per farvelo vedere? Praticamente dove non ho applicato questo sui zigomi. Ho fatto una cavolata, volevo fare tipo uno e uno. Mi sono lasciata prendere l'entusiasmo. Quindi lo applicheremo questo qua sull'arco di Cupido. Questo lo vedo già un pochino più svolazzante. Però se mi dà una bella resa, come dico sempre, chi se ne frega. I riflessi rosa si vedono tantissimo e mi piacciono. Mi piace molto anche questo qua. In realtà per quanto riguarda i prodotti labbra avrei tantissime scelte, perché ci sono quelli di Giuliana, poi ci sono i Chromatic Lip Stain di Tia e poi appunto i rossetti che ci sono nei kit di Deborah. Non vi faccio vedere l'applicazione di quelli di Giuliana che ho nella cassettiera. Adesso ve ne faccio vedere uno per farvi capire. Sono questi qui, i lip mousse, perché comunque sono tutti sold out. Penso che torneranno, da quanto ho capito. Vi posso solo dire che mi ci trovo molto bene, ma dall'esperienza di Giuliana non mi aspettavo di meno. Poi ecco, riesco a giudicare meglio i prodotti anche delle persone che conosco di più, perché magari so come ragionano, non lo so, mi viene più facile. Però ripeto, sto cercando di dare comunque tutti i giudizi tra virgolette molto obiettivi. Io direi che, visto che è una cosa un pochino più nuova, quindi troverete sicuramente sul sito, andiamo a provare il rossetto in bullet di Deborah. Questo del kit 1 è Mr. J, che ha questo colore qua, che secondo me si sposa bene anche col trucco che abbiamo fatto. Ma vi faccio vedere anche il rossettino del kit 2, che si chiama 13, che è un colore un pochino più matto. Quindi io direi che andiamo più con il primo, anche se in teoria ci stanno bene tutte e due. Io non vado pazza generalmente per questi qua in bullet. Sicuramente questi qua sono molto più cremosi, confortevoli, si ripassano meglio anche durante il giorno. Lo andiamo ad applicare. Lo sento molto scorrevole e trovo tra l'altro che questo sia un colore che sta bene praticamente a tutti. Quindi questo è il colore. Una volta applicato lo trovo davvero bello, quindi appunto io in generale darei un bellissimo 8, proprio alla full face generale. Poi voi fatemi sapere, ripeto, qua sotto nei commenti cosa avete provato, cosa vi piacerebbe invece provare o come gestireste questo progetto. Non lo so, ne ho sentite tante di chiacchiere, di cose, quindi mi piacerebbe parlarne anche con voi. Io spero il look comunque vi sia piaciuto, aspetto di leggere appunto i vostri commentini e se il video vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi se ancora non lo siete. E io vi aspetto al prossimo video. Muah! Speriamo di tornare regolarmente, ok? Vi faccio questa promessa. Ciao!